Firma al debutto e film in cantiere. Accompagnato dall'operatore Scalarda e dall'aiuto regista, Luigi Comencini batte la maremma toscana descritta da Carlo Cassola per gli esterni della trasposizione cinematografica della Ragazza di Bube. Troverà certamente i luoghi della vicenda, ma non sa ancora se troverà la ragazza. Mara esiste, ma è ormai madre e Comencini cerca ansioso un interprete del film. Appena intravede una possibile Mara, subito la sottopone a un provino volante. Nascono così infinite speranze e poi non succede nulla. Le ragazze selezionate sono già più di 1000, ma il regista finirà per appoggiarsi a qualche star che regga i cartelloni.